Ciao ragazzi a tutti, sono Ian, bentornati in questo nuovo video e oggi vi porto il mini rework di Heimerdinger che a mio parere rivoluzionano abbastanza questo champion. Lo fanno molto più forte di quanto era prima, ma veramente tanto. Allora, la prima cosa notabile del mini rework di Heimer è che non avete più bisogno di aspettare fottuti secondi per piazzare le torrette. Vedete, ne abbiamo già tre al primo livello. Ora, io non mi ricordo bene come cazzo si piazzano ste robe. In teoria, una qua. Vedete, c'è il robo che ci aiuta comunque. Ok, una qua. La Wave di Mino parte al centro, no? Quindi, in teoria, ne mettiamo una qui così. Ok, e poi una direttamente qua. Ok, allora, in teoria messe così dovrebbero fare tutta la minion wave fino al massimo qua. Ok, l'unica la cosa che è cambiata è che vedete il range del il range della delle torrette è un po' minore. Vedete, va, sono qua e si è già disattivata, quindi dovete per forza essere dentro al range per dovete essere molto parecchio vicini. Un'altra cosa che è cambiata è la sua passiva, che è, secondo me è fenomenale questa passiva. Allora, perché è fastidioso Heimerdinger? Lo sappiamo tutti. Perché quando lo ganki, tu ci arrivi, lui che fa? Rimette a correre così, le torrette ti sfondano, ti stunna, ti fa danno e tu sei morto. Questo 20% in più di velocità, quando è in mezzo alle sue torri, fa sì che questa meccanica che già si utilizzava sarà ancora più performante, perché vi rendete conto? Guardate quanto cazzo è veloce. Cioè, allora, Talon ha 335, io ho 408. Ma vi rendete conto di quanto cazzo è veloce sta cosa? Va, dodge di tutto così. Io dodge di tutto, dodge di tutto qua dentro. E questa è la... è una delle grandi, grandi cambiamenti, che secondo me, a mio avviso, sono veramente grandi cambiamenti. Io, raga, non lo so usare Heimerdinger, quindi dovrei essere decisamente più oppressivo adesso, però vabbè, ora mi limito alla stetta un po' così, ok. Poi un'altra cosa che è cambiata tanto della Q è la passiva delle torri a seconda di come interagiamo con le nostre altre abilità. Allora, ogni volta che Heimerdinger colpisce con un razzo, vi ricordo che ne lancia 5. Ogni volta che colpisce con un razzo, le torrette guadagnano il 20% della loro carica, che sarebbe questa, no? Quando tirano quando sparano il raggione gigante. Esattamente. Adesso vedete, tipo adesso è così. Ok. Quindi, se ipoteticamente colpiamo con tutti e 5 i razzi, quindi con una cosa piena, vedete che ha preso carica. Con più torrette colpite. E più alto sarà ovviamente il... uè là, oh pezzo di merda. La carica ottenuta dalle torrette. Vedete che si è praticamente caricata al massimo. Non, mi sa che non l'ho presa con un razzo, l'ho presa solo con 4. Di contro, se colpiamo con lo stun della E, se non sbaglio dovremmo stunnarlo, se ho capito bene. Se lo colpiamo con lo stun della E, la carica è immediatamente al 100%. Quindi quale sarebbe la cosa migliore? Sarebbe utilizzare la E per stunnare. Una volta utilizzata la E, aspetta, e stunniamo, utilizziamo la E per stunnare, e poi immediatamente i razzi. Facendo ciò, io non so se si maxa la Q, penso di sì, perché no, quella cosa non dovrebbe essere cambiata. Una volta fatto ciò, faremo un danno abnorme, perché avremo due cariche di laser, se così può dire, quel ragione gigante, e faremo un botto di danni. Questo è uno dei maggiori cambiamenti che hanno fatto al signor Heimer. Quella... guardate questo. Avete visto? Ok, io non ho manco stunnato l'Eldred Midgank. Io non ho nemmeno stunnato. Comunque avete visto i proiettili? Ecco, bene. Abbiamo capito. Avete capito, immagino. Allora, adesso visto che ho il double buff e ho tre torrette, iniziamo a cagare il cazzo a sto tizio. Ok, vedete che comunque devo stunnarlo per forza. Per, oddio, come si chiama? Per caricare la passiva. Guardate, è bellissimo. È veramente troppo. Io ho sempre odiato sto champion. Non so perché. Però mi ha sempre fatto cacare, eh. Mi ha sempre fatto cacare a me sto champion. Però adesso.
Vi assicuro. Va, visto? 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 Visto che si è caricato immediatamente perché l'ho stunnato? OP, OP ragazzi, OP. Poi, a parte questo, non ci sono altri grandi cambiamenti. Cioè, il grosso cambiamento è proprio questo. Ah, maledizione. Mica, ha fatto male adesso. Il grosso cambiamento è proprio questo. Perfetto. Questo potrei anche ucciderlo, eh. Dipende come si mette la seta col mino. Non l'ho la seta perché ha paura. Giustamente. Non riesco. Ah, forse sapete cosa? Potevo fare R. Però boh, mi sa che sarebbe stato troppo uno spreco. Qua ne mettiamo un'altra. Cliriamo in fretta. Ora mi metto giustamente la zonia, perché sapete, no? Emerdinger mi gankano. Oppure Talon mi deve comunque andare melee. Cioè, è questo il grande punto forte di avere Emerdinger contro un qualunque melee. Che devono venirti addosso. Perché essendo melee, devono venirti addosso. Quindi se io mi metto la zonia. Se io mi metto la zonia. Se mettessi le scarpe sarei ancora più cancro, però mi sa che non lo farò. Se io metto la zonia, di conseguenza, quando lui mi ingaggia, ho le tre torrette piazzate, piazzo la torrettona, mi metto in zona se lui continua a chasarmi, oppure corro, perché tanto posso farlo, e quello muore dalle torri. In teoria non ci sono altri cambiamenti, cioè ce ne sono di piccolini che non è che vale molto la pena dirli, quindi... Per questo no, questo non lo prendo, affanculo, per questo non ve li sto dicendo. Però, cioè, la cosa più grossa, secondo me, è proprio... Oltre alla passiva del... Oltre alla passiva della... delle torrette, che interagiscono con le altre abilità... cioè, scusate, oltre alla passiva della velocità del movimento, proprio quella delle abilità che interagiscono con il laser... Con il laseroni della torretta, perché è tanto, è veramente tanto. È veramente tanto, cioè va che roba. Morto, boom, fine. Addio Talon, morto. Rip Talon dopo quella cosa. Cioè, gli ho tirato due laser addosso. Più le torrette che già fanno male di loro. Addio Talon, che vuoi fare? Cioè, se voi siete molto skillati con lo stun, se avete molta mira, non come me che attualmente faccio cacare, è easy. Perché, diciamoci, la passiva di Emer prima faceva cacare, era praticamente useless. Era useless la passiva di Emer prima. Cioè, cos'è? Dava un pelo di eltregeno alle torrette, che tanto chi se ne frega dell'eltregeno delle torrette, no? Oh, lucky. Vabbè. No, ma va, non ho più vita. Cioè, non ho più mana. C'è anche sto tizio qua. Non ha più mana. Qua sarebbe stato più utile un... Sarebbe stato più utile un TP al momento. Vabbè, Talon non può fare niente. Non uso ulteriore mana perché... Metti che mi vuole gankare Jarvan da dietro. Vabbè che il tipo ha usato la ulti, però... Non zizzamma. Ok, Jarvan è lì. Perfetto. Allora, mettiamo una torretta. Usciamo. In tremer dovrebbe pushare così avere il vantaggio, però io sto... Me la sto giocando un pelo più safe. E... T'ho beccato. Lo so che lo vuoi fare. Fortuna che non spreca troppo mana con... Non spreca troppo mana con la Q. Cioè, solo 20, quindi... È abbastanza... No! No, il cannone no! Ok, è abbastanza poco. Quindi posso anche metterle qua. Una qui... E una qui, perfetto. Ora mettiamo l'ultima qua. Qua in mezzo. Ho il mana per usare la ulti. Perfetto, sono a posto. Pushiamo. Questa me la tira via. Ok. Ma tra poco ce l'ho di nuovo, quindi non è un grande... Una grande perdita. Purtroppo senza mana così non posso fare veramente niente. Cioè, posso fare veramente poco. Ti picchio. Bene. No. Bene. Bestia. Non l'ho preso. Ok. Nice. Non ho più mana. Allora, adesso me ne vado. Adesso me ne vado perché dovrei anche già avere la zonia. Ok. E questo dovrei shottarlo. Perfetto. Ho 77 minion. Potevo farmare molto di più. Potevo decisamente farmare di più. Però va bene anche così. Allora, la zonia
Mi manca pochissimo per farla, perfetto. Poi avrei bisogno anche di un morello, perché non ho mana. Non ho fatto subito perché contro Talon è meglio avere un po' di difesa in più. Vabbè che ha giocato... Cioè non è che ha giocato Pussy, a parte che a me hanno regalato una kill all'inizio. Non è che ha giocato Pussy, ma proprio non può farlo. Cioè a livello di champion proprio lui non può. Non può fare... Cioè non può saltarmi addosso perché sa che muore. Comunque, Zonia subito così, bella e tranquilla. Ora ci facciamo le scarpette. Ho subito il morello. Dovrei prendere... Ok, nice. Pure questo dovrei prenderlo. Questi qua no, perché lo split damage della Nodo! Vaffanculo. Lo split damage della W, cioè della E è gigante. Cioè, non split damage, no. Il danno d'area. Vabbè, sì, split damage. È abbastanza uguale da dire. Donger OP as fuck. Un po'. Il Donger! Allora, adesso. Io prima aspetto che lui usi la sua W, perché tanto la userà, perfetto. E ora passiamo alle torri. Ho sbagliato! Però sei morto ugualmente. Ho sbagliato, ho fatto il contrario! Questo è perché non sono abituato a giocare sto champion da merda. Comunque vedete che... Nonostante io non sia abituato, sono riuscito a sopravvivere lo stesso, no? Con la zona. Qua ho sbagliato, perché dovevo fare torretta... Ulti torretta. E poi correre in giro invece e stunnarlo. E invece ho fatto una cacata. Ho fatto letteralmente una cacata. Mettiamoci due pozze. Torniamo lì con le scarpe. Ma domanda, se io metto una torre così, no? Qua. Poi la prendo la movement speed. Sì. Vabbè, non è che sia questa gran cosa, però. Però la prendo. Prenderla la prendo. Cioè, se mettete torrette in giro andando avanti, può essere utile. Guarda qui il tizio. Mate. Mate, 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 mate. Ah no, 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 no. Bello che è muerto. Ma il signor Kaiser qui? Boom! A posto, vedete? Corri in giro, easy. Corri in giro, stun, easy. Allora, sta cosa che so di poter... Non so se prioritizza ancora la torretta. Sì, non lo so, esatto. Prioritizza ancora la torretta, però ha più vita. C'è una qua. Non facciamola morire. Non ho veramente mana. Serve per forza un morello, cazzo. Serve per forza un morello. Ora me la devo assolutamente mettere. Se no, senza mana non faccio un cazzo. Cioè, posso tirare due robe e poi basta. Ok, allora Heimerdinger non è un grande night in fight. Perché per sfruttare Heimer night in fight dovete posizionare le torri dove pensate che il team fight avverrà. E non è che sia sempre questa gran facilità, eh. Ah, se n'è andato, no, è ancora qua. Vabbè, c'è. Boom! Exhaust poi. Che cancro che sono, raga, con l'exhaust pure, poraccio Talon. Cioè, se io mettessi le ninja tabby adesso. Quello sì, si taglia la giugulare. Però non lo faccio, metto questo. Ma invece sì, sapete, vaffanculo, sono un cancro. Te, exhaust più tabi uguale easy win. Una bella ping perché adesso spingerò avanti, avanti, avanti. Ho la ultra 44, quindi posso. Questo tipo... Ok, allora non hanno nemmeno gente AP, cioè hanno solo Mordekaiser, che tra l'altro è jungle, lol. Ah no, hanno solo Mordekaiser, ma prima che Mordekaiser mi si avvicina in range melee. Cioè, ciao. Che faccio? No, non li aiuto tanto, ce la fanno da soli. Ce la fanno da soli. Ok, ora che ho quel robo del mana, è tutta un'altra cosa. Ok, perfetto. Adesso. Peccato che Talon mi tira giù le torri. Quella è un po' una rottura di cazzo. Quella è un po' una rottura di cazzo, in effetti, che mi tira giù le torri, però. No, mi sto morendo dai minion, no! Mi è morta dai minion. Un laghi. Ok, adesso mettiamo questa qui. E picchiamo mentre Talon è AFK. Ok, adesso c'è il cannone, quindi non bada a me.
Se riuscissi a prenderlo. Adesso inizia a spostare la torretta. Mettiamone un'altra qua. E continuiamo la mia opera di... Madonna, i danni! La mia opera di distruzione. Tanto il mana ce l'ho abbastanza grosso. Ce l'ho. Non possono gankarmi. Non possono gankarmi tanto. Io sono qua tranquillo. Sono qua assolutamente tranquillo, che tanto non possono gankarmi. Ah, ma quanti sono? Vabbè, erano troppi. Ok, non possono gankarmi in due, ma in cinque sì. My bad, a parte che non avevo nemmeno la torretta grossa, quindi è stata my bad. Non avevo la torretta grossa perché l'avevo appena messa. Not again. Qua sono stato un po' all'acqua. Cioè, peraltro non ho visto che tutti stavano arrivando. Però posso fare una cosa, posso... Yasuo, can we trade lane? I can take that tower. Se io e Yasuo ci scambiamo, posso andare top, che la top lane è più difficile da raggiungere dalla bot lane, quindi posso aspettare, oppure posso andare anche bot lane. Ok, dai, arrivo qua. Fatemi arrivare, tanto Yasuo può farmare benissimo anche in mid lane. Chi è top lane? Questo tizio con le tabi. Ok, perfetto. Posso dire che si può? Sì, ma è un Ocean. Siamo già a 10 minuti ormai. Sto arrivando, mate. Go mid, mate. Vai pure mid, farmatela come cazzo vuoi. Che io... Ah, qualcuno qua non ha resistenza magica, eh? Qualcuno qua non ha resistenza magica, mi sa, eh? Ah, l'ho ucciso pure io. Come comunque io non ho. Qua mi ammazzano. Non uso l'altra torretta. Herald. Sì, potremmo. Aspetta, eh. Facciamoci la... Sì, facciamoci... Oh, si sono dato il culo. Ci facciamo sto coso? Uno, due. Ok. Questo potrebbero anche lasciarlo a me, che io tranquillamente pusho. Aia. Non ho un cazzo. Ah, non ce l'ho fatta. Forse posso ammazzo questo? No. Draven non era con noi. Draven non era con noi, purtroppo. Porca troia, Draven non era con noi. Che palle. Se fosse stato Draven ce l'avremmo fatta. Di contro, mi pensavo che tutti stessero venendo. Non era con noi, Draven. Che ci possiamo fare? Era bot lane da solo. E mo se lo sono preso loro, sto coso. Non è per niente andata bene. Io non avevo nemmeno l'ulti. Che palle. Cioè, avevo. Cos'è? 10 secondi che mi mancava? Proprio sfiga più sfiga totale. Mi sa che muoiono. Madonna, che ulti che ha fatto il tipo. Bella. Fermi, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fermi, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Ah, vabbè. Ok. Cappa. Che schifo sti razzi. Non mi ricordo mai che sono tipo strambi a mirare quando il bersaglio è in movimento. È davvero difficile. Forse avrei dovuto no, fare la RE. No, ma neanche, perché tanto non serviva a niente. Non sarebbe servito a niente perché... Perché non sarebbe servito a niente? Ma quanto male fa? Non lo so perché non sarebbe servito a niente, non mi ricordo. Però non sarebbe servito a niente. Ah già, perché non avevo abbastanza danni per finirlo. Ok.
Ho fatto un bel danno a quella lì. Basta spammare torrette. Mi serve per la mia R. Ma perché siamo sempre splittati? Cioè loro stanno fightando 5v5. Veniamo 5v5, no? Nice. Ok. Perfetto, Zonia. Vabbè, non serviva, però. Aspetta. Oh, buono. Non serviva la zona, però, cioè, mi stavo focussando. Chi era? Galio? Mordecai? Non lo so. Comunque mi sono zonato per distogliere l'attenzione da me. Ok. Boh, sono resi. Ragazzi, io spero che questa miniatura vi piaccia. Questa miniatura mi piaccia. Secondo me è molto più forte di prima ed è tranquillamente usabile. Ci vediamo al prossimo game e stasera in streaming. Ciao.